E diamo il benvenuto a Luigi Di Maio da Londra. Buonasera, il candidato premier del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Allora, cominciamo da quello che ha appena detto Eugenio Scalfari, se lei è d'accordo. È ancora più pericoloso il Movimento 5 Stelle, diceva Scalfari, perché mentre prima rappresentava una qualche protesta, adesso copre la imperizia politica con una supposta competenza professionale. Lei che ne dice? Ma come fai in questo paese, sbagli sempre. Prima non coinvolgevamo le personalità esterne e ci dicevano che eravamo una setta. Adesso candidiamo persone come Domenico Fioravanti, che è un campione olimpionico, Claudio Consolo, che è un professore di diritto processuale civile, una ricercatrice del CNR, il cavalier Cattoi, che viene al Corpo Forestale dello Stato, insieme ai parlamentari uscenti, e ci dice che siamo ancora più pericolosi. Addirittura dice che prima era più accettabile quando diceva che eravamo un pericolo per la democrazia. Io veramente sono esterrefatto, perché in questi giorni ne sto sentendo di tutti i colori. Abbiamo fatto un appello pubblico. Abbiamo aperto la prima forza politica del paese alle migliori energie del paese. Hanno risposto persone come la dottoressa Alessia D'Alessandro, che lavora con la CDU in Germania, è un economista, l'abbiamo candidata contro il PD, che ha candidato quello delle fritture di pesce, l'amico di De Luca, e ci vengono a dire che siamo pericolosi noi. Allora, noi stiamo aprendo il Parlamento alle persone giuste, al posto giusto finalmente, e loro ci vengono a dire che siamo pericolosi. Allora, onorevole Di Maio, Floris, Ormai non ci capisco niente più di questi commentatori politici. Senta, ora glieli spiego se arriviamo. Senta, lei è da Londra, quindi le chiedo di dare risposte brevi, così riesco a inserire delle domande. Va bene. Una critica di quelle che fanno i critici è che dietro a questa candidatura della società civile, alla fine c'è un po' quello che fece Monti, si ricorda, rassicurare la popolazione che ci sono tante persone di società civile. Mario Monti non gli andò benissimo. Invece può dare l'impressione il Movimento 5 Stelle di essere un partito che prende un po' dappertutto. Appunto, lei dice, candido l'economista che lavorava con la Merkel. Lei, che è contro la Merkel e l'euro in mano ai tedeschi, non c'è una contraddizione? Mi permetta prima di tutto di dire che nelle nostre liste ci sono i parlamentari uscenti, che hanno fatto 5 anni di esperienza istituzionale in Parlamento e sono il mio orgoglio, perché abbiamo lavorato fianco a fianco per anni. Ci sono nuove persone che sono arrivate dal mondo della medicina, dell'università, della ricerca, come le dicevo prima, dello sport olimpionico, e queste persone arricchiranno il nuovo gruppo parlamentare. Tutte quante non dovranno metterci soltanto testa, quindi competenze, dovranno metterci testa e cuore, che è quello che è mancato al governo Monti, perché poteva avere i più grandi scienziati del mondo, ma quegli scienziati non si sono chiesti che effetti stesse producendo sulle persone la loro riforma delle pensioni, la loro riforma del lavoro, che ha creato dei disastri nella vita degli italiani. Quindi le dico, concludendo, che i requisiti fondamentali per questi super competenti deve essere mettere testa e cuore nelle politiche pubbliche. Onorevole, cioè avere umanità quando stai scrivendo una legge, e chiederti che fine facciano le persone quando stai decidendo per milioni di italiani. Non è che ci metteranno... è scoppiato un bravo. Senta, non è che ci metteranno invece di testa e cuore solo la faccia. Perché sono tutti candidati all'uninominale, in realtà poi passano quelli del listino proporzionale, e di questi non è che ce ne sono tanti, eh. Sono dei nomi che vanno all'uninominale, così mostrate il professor tal dei tali, e poi invece nel listino proporzionale passa chi deve passare. Beh, noi oggi siamo già accreditati a 70-80 uninominali, ma io credo che potremmo raggiungere oltre 100 uninominali, proprio perché abbiamo candidato persone del territorio, eccellenze del territorio, ma io le apprezzo ancora di più. Cioè, lei tenga presente che si stanno candidando con noi personalità che hanno una storia professionale e una storia personale eccellente, la stanno mettendo in gioco senza chiedere il paracadute. Marielena Boschi ha avuto 5 paracadute in giro per l'Italia, da Bolzano fino a Palermo, per provare a salvarsi, e poi dicono che si candidano all'uninominale. Senta, onorevole Di Maio, le racconto un fatto successo davvero. In redazione, quando abbiamo scoperto che lei sarebbe stato in collegamento da Londra, metà della redazione ha detto va là per studiare come si esce
dall'euro e dall'Unione Europea. L'altra metà ha detto no, va là a rassicurare che loro non vogliono uscire dall'Unione Europea. Allora, questo può succedere solo col Movimento 5 Stelle, che non si sappia se volete rimanere nell'Unione Europea o no, se siete a favore dell'euro o no. Allora, questo atteggiamento, adesso lei a Londra, mi pare di aver capito, per rassicurare gli investitori, per spiegare il vostro programma, ma questa non è l'ennesima dimostrazione di un atteggiamento particolarmente spregiudicato nei confronti del programma politico? Ma io sono qui insieme al professor Lorenzo Fioramonti, che tra l'altro è un docente dell'Università di Pretoria, che è stato insignito della cattedra Jean Monnet dalla Commissione Europea, proprio dalla Commissione Europea. Incontro qui a Londra con Lorenzo Fioramonti gli investitori internazionali, quelli che potrebbero venire a fare degli investimenti in Italia se solo ci fosse meno burocrazia, i tempi della giustizia certi e meno tassazione. L'incontro per raccontargli il nostro programma sull'Europa, che non è mai stato uscire dall'Unione Europea, ma tant'è vero che abbiamo 17 europarlamentari in Parlamento Europeo che tra l'altro si sono guadagnati la stima dei loro colleghi, tant'è vero che qualche settimana fa è stato eletto il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, che è uno dei nostri ed è stato votato anche da forze politiche tradizionali. E inoltre vengo a dire che la nostra intenzione non è accettare l'Unione Monetaria e l'Unione Europea così com'è. Vogliamo cambiare delle cose che tutti quanti dicono. Ormai lo dice la Merkel, lo dice Macron, lo dice Rajoy, lo dicono tutti che questa Europa va cambiata. Noi allora crediamo di poter contare come Italia di più, e concludo, semplicemente perché l'Italia oggi ha, è la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export in Europa, grazie agli imprenditori italiani, non grazie ai politici, e devono ascoltarci perché gli diamo 20 miliardi di euro all'Unione Europea ogni anno, ce ne rientrano 12, vogliamo anche essere contributori netti, allora, ma dobbiamo proteggere le nostre piccole e medie imprese che altrimenti muoiono sotto i colpi delle normative europee. Se li voleva tranquillizzare davvero, gli poteva portare Padoan, Saccomanni, Enrico Letta, loro li apprezzano, quindi se vuole farsi apprezzare ha una tradizione cui aggregarsi. Posso chiederle una cosa, al di là dei nomi che lei ha citato, ma noi siamo sicuri che queste persone siano apprezzate perché sono stimate o perché hanno sempre fatto quello che diceva la finanza europea? Cosa le perché dicono? Qui l'Unione Europea dovrebbe difendere i cittadini europei, non le banche cosa europee. Cosa le dicono là? E questa è la differenza che noi vogliamo portare all'interno delle istituzioni. Lei sta nella City, cioè il tempio dei fondi di investimento che sono nelle mani di quelle banche che investono i soldi dei cittadini europei. Loro là pensano quello che dice lei, dicono ma Di Maio cambi un po' lei si è portato, diceva prima il professore che ha contestato il concetto stesso di PIL, no? Dall'università sudafricana, e le dicono ma sì, cambia le cose, oppure le dicono senti ma sei sicuro che se arrivi tu non riparte lo spread, non ritorniamo a confrontarci con quei problemi con cui si confrontò Silvio Berlusconi? Ma io sarò molto onesto con queste persone, gli racconterò che cosa vogliamo fare per il taglio della spesa pubblica, per esempio raccontandogli anche che tutti i comuni che noi governiamo hanno abbassato il debito pubblico del loro comune, mentre gli altri partiti hanno aumentato il debito pubblico dei comuni. Visto che sono molto sensibili alla stabilità economica, il primo tema è l'abbassamento del debito pubblico, il secondo tema è una spending review, quindi tagliare la spesa improduttiva, è cominciare a rivedere alcuni trattati per far decollare meglio la nostra agricoltura, farla andare meglio, far andare meglio le nostre piccole e medie imprese. Ora ne chi viene a investire in Italia ha interesse che l'Italia intanto di buona salute. Benvenuti a Massimo Giannini salute. E Massimo Franco, prego. Allora, le faccio vedere mentre si accomodano i suoi intervistatori. Benvenuto, bentornati. Cartello 20, programma del Movimento 5 Stelle, costa 75 miliardi. Ci sono coperture di tagli di sconti fiscali per 40 miliardi a regime. La spending review, si richiedono 30 miliardi alla spending review. Il deficit verrebbe portato fino a 15 miliardi e in più ci sono anche poi 20 miliardi di coperture delle clausole di salvaguardia da trovare. Praticamente voi arrivate e per dover soddisfare il programma che avete promesso dovete trovare 100 miliardi, 40 da tagli di agevolazioni, praticamente tasse che salgono. No, non sono tasse che salgono perché noi vogliamo fare una
modulazione delle aliquote IRPEF, che significa chi ha un reddito di 10.000 euro all'anno non deve pagare tasse fino a 10.000 e chi ha una famiglia fino a 26.000. E poi le aliquote IRPEF tutte e tre scendono, anche quella oltre i 100.000 euro, perché in Italia non c'è niente di male a essere ricchi se si è onesti, ma soprattutto per il ceto medio, invece per quella parte che è stata massacrata dalla crisi. Questo significa inglobare una parte di quelle che sono le tax expenditure, che tra l'altro prevedono ancora in Italia 16 miliardi di euro di incentivi ai carbon fossili, miliardi di euro alle banche. Poi parlavamo della spending review, voglio dire solo questo, Floris, che per me è importante. Io non voglio ricominciare da zero con i commissari alla spending review. Per me Bondi e Cottarelli hanno fatto dei lavori istruttori molto utili. Il problema è che poi non si sono attuate la riduzione delle partecipate, l'eliminazione degli enti inutili. Quindi ci metteremo al lavoro su quel fronte partendo dal Allora, lavoro già vabbè, quindi fatto in passato dai adesso la nostri passo commissari alla anche ai spending review. colleghi. In pratica c'è un piano di sgravi fiscali mai visto in Italia ed è finanziato da tagli di agevolazioni e riduzione della spesa corrente. Allora, Massimo Giannini, prego. Sì, buonasera Di Maio. I banchieri d'affari che lei sta per incontrare, soltanto il 16 di gennaio scorso, hanno letto sul Financial Times, che è la Bibbia della finanza internazionale, un lungo articolo in cui si parla di lei. Io me ne sono appuntato due passaggi perché vale la pena di leggerlo. Dice di lei il Financial Times: la sua carriera è un caso fortuito, più che il frutto del talento. Dopo la maturità liceale divenne organizzatore studentesco alla facoltà di legge a Napoli, senza mai arrivare alla laurea. Quindi fece diversi lavori, tra cui lo steward allo stadio di Napoli. Il miracolo avvenne nel 2013, quando con 189 voti si affermò alle parlamentari ed ebbe la fortuna di entrare nelle grazie di Grillo. Scarsissima preparazione, l'inesperienza è il vero grande difetto dei grillini, che per questo non convincono. Allora, manca un mese alle elezioni. Come fa lei a convincere le persone che leggono questo giornale che il Movimento 5 Stelle è affidabile per questo paese? Beh, mi dispiace che il Financial Times dica che il Movimento 5 Stelle non convinca. Gliel'avete detto al Financial Times che siamo la prima forza politica del paese con oltre il 30% dei consensi? Non so se gliel'avete detto. E poi mi permetta di dire un'altra cosa, Giannini. Io non sono l'uomo solo al comando. Come avete visto ieri, ho presentato una squadra di persone che vengono da vari mondi, delle varie specialità e specifiche competenze di questo paese. Ma se a 20 anni ho fatto lo steward in uno stadio per guadagnare qualcosa, io non me ne vergogno. Ho lavorato onestamente, a differenza di tanti altri che si sono fatti i soldi con i vitalizi e i super stipendi in Parlamento. Quindi anche questa cosa per cui mi si prende in giro, che lo fa anche Berlusconi. Io prima di entrare in Parlamento stavo fondando una società di comunicazione, cioè mi stavo rimboccando le maniche e provando con una impresa a dare una strada alla mia esperienza lavorativa, anche perché vengo da una zona che ha il 50% di disoccupazione giovanile. Se sto in Parlamento è perché sto combattendo anche per tante Allora, persone che Massimo Franco, espatriano perché non riescono se a trovare Giannini è lavoro. soddisfatto, Massimo Sì, Franco, prego, prego. prego. Io ho visto dalle dichiarazioni che avete fatto arrivando a Londra che voi presenterete agli investitori un programma testuale, tra virgolette, in qualche modo moderato. Quell'in qualche modo vorrei capire se lo può declinare un po' meglio. E mi chiedo anche se non sarebbe il caso di trasmettere in streaming questi incontri che lei farà con gli investitori, perché se è vero che voi vi presentate per rassicurare, bisognerebbe anche che i vostri militanti sapessero in che modo rassicurate. Ma al di là di questo, siccome giustamente prima Giovanni le faceva presente che qualcuno pensa che lei sia andato lì per rassicurare sulla permanenza in Europa, altri che lei è andato lì per imparare da Brexit, ecco, allora la lezione di Brexit è molto negativa. Fa capire che dall'Europa non solo è quasi impossibile uscire, ma è costosissimo. Lei non ha qualcosa da rimproverarsi, lei, sul movimento, per la narrativa degli ultimi anni, che è cambiata solo da poco rispetto all'esigenza di uscire dall'Europa, alla demonizzazione dell'Europa?
Guardi, io sono qui per raccontare quello che vogliamo fare per l'Italia, senza neanche per forza cambiare linea del movimento. Io so che qui ci L'avete sono tante cambiata? leggende metropolitane sul movimento. No, mi scusi, siccome siamo in collegamento, poi Mi la scuso lascio io, mi parlare, scuso mi io. permetta di Prego. rispondere. Siccome ci sono anche tante leggende metropolitane sul movimento, io voglio venire qui a raccontare quello che vogliamo fare per l'Italia, senza necessariamente cercare il consenso di queste persone, ma nel dirgli che il nostro obiettivo non è mai stato uscire dall'Unione Europea nella nostra storia, e sull'Unione Monetaria avevamo il progetto del referendum sull'euro, che per ora, come ho sempre detto negli ultimi mesi, è un'estrema ratio perché sono cambiate le condizioni europee e l'Italia può contare di più. Però le posso dire anche che la narrativa sull'Unione Europea è una narrativa che io ritrovo nelle imprese agricole italiane, in cui gli agricoltori parlano solo di politica estera e trattati, nelle imprese piccole italiane in cui mi parlano dei parametri di Basilea che non gli permettono di accedere al credito. Io anche questo voglio raccontare a queste persone, perché io credo che converranno sul fatto che qualcosa va cambiato in questa Unione Allora, Europea, e gli italiani senta, anche lo pensano, senza uscirne, ma Massimo, cominciando a tornare. Allora, metterci intorno a un Massimo, tavolo e senta, modificare le cose che non ora poi funzionano. vi chiederei anche di passare a analizzare le liste, la prima prova da leader di Maio. Io però, se fossi uno che la riceve a Londra, no, lei diceva la difficoltà che hanno gli stranieri a venire a investire in Italia. Allora lei si presenta e dice: io rimodulo l'IRPEF, ne faccio tre aliquote. Praticamente c'è un taglio delle tasse, è stato calcolato di 1.800 euro a famiglia nel vostro programma. E loro le diranno: sì, come le finanzi? E lei dice: io taglio le agevolazioni fiscali. Allora questi prendono un foglietto e dicono: vabbè, togliamo la metà, sono intoccabili, detrazioni IRPEF, sanità, IVA agevolata, sconti a livello europeo, perché se lei si presenta alle elezioni dicendo: tolgo l'IVA agevolata, taglio la sanità, non la vota nessuno. Rimangono, ad esempio, gli sgravi per l'autotrasporto, che sono un classico di tutte le campagne elettorali. No? Dice: beh, gli sgravi per l'autotrasporto sono eccessivi. Ogni volta che si prova a tagliarli, poi tutte le strade italiane vengono bloccate dai camion che protestano e ogni governo torna indietro. Lei non ha mai detto quali agevolazioni taglierà, ce lo dice? Come le ho detto, partiamo da quelle sul petrolio, sulle fonti fossili e quelle che passano per gli istituti di credito. Ma noi non Che vogliamo in genere, prendere mi perdoni, ma tutto della tornano tutti manovra sulla IRPEF. bolletta o sul conto corrente queste. Ma assolutamente, perché su questo abbiamo sempre detto che il nostro piano è una transizione energetica che passi verso le rinnovabili. Come abbiamo sempre detto, vogliamo fare delle leggi che consentano ai risparmiatori di mettere i soldi in banca senza che le banche se ne approfittino di Quindi loro. diciamo è in Ma un le arco dico di anche che decennale questo taglio. la manovra IRPEF non costa 40 miliardi. Poi, come ha visto, ci sono i 30 miliardi che vengono dalla spending review e poi ci sono i soldi in deficit. La Francia sta finanziando gli aiuti alle famiglie facendo sconti sui pannolini, sui babysitter, sugli asili nido. Danno proprio degli sgravi per pagarti Sì, mi quando fai i figli, perdoni, pannolini, asili nido, onorevole, un'ultima e domanda e poi babysitter. le Li alla fanno in passa con la. deficit. Sì, diciamo, loro hanno un debito minore. Il deficit in ogni caso andrebbe fatto continuando a chiedere soldi in prestito ai mercati, che intanto vedono che lei, ad esempio, considera che 30 miliardi di spending review siano da fare qui e ora. Consideri che un terzo di quella spending review, 10 miliardi, è già avviata e si avranno i risultati tra 5-10 Floris, anni. io le dico che in questi 5 anni in Parlamento ho capito che tutto si può fare in Italia, ma ha bisogno di un Oh, buono questo è un programma. buon Lei ha programma. mostrato quella tabella. Senti. No, 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 ma, no, No, ma ha lei ragione, ha la mostrato politica quella può tabella. tutto. È È l'arte stato del considerato possibile. un problema per alcuni periodi, però ha ragione. No, Floris, mi permette di spiegare questo concetto, cioè la politica può tutto, ma dal punto di vista sempre negli argini della Costituzione, per carità. Certo. Ma con un cronoprogramma. Lei ha mostrato quella tabella, ma io non sto dicendo che il primo giorno si fa tutto, sto dicendo che Meno se gli male. italiani ci danno un mandato di 5 anni, noi in 5 anni di governo avviamo alcuni percorsi e facciamo le Ok. riforme fiscali invece in quei 5 anni, La perché ringrazio arriviamo perché già ci ha dato il all'obiettivo che è piano quello che è di abbassare le quinquennale, tasse più alte d'Italia. Prego, Massimo Giannini, anche politica, è come volete. Sì, no, io ancora per un attimo ancora sul programma economico. Intanto una piccola precisazione. La Francia quest'anno sarà nel 17, chiuderà sotto al 3% e Macron ha già annunciato che per il 18.
scendere ancora di più, quindi non stanno più. Hanno sforato, vero, hanno sforato per anni, però adesso anche loro rientrano sotto al 3%, quindi noi restiamo da soli praticamente. Però a parte questo, voglio dirle un'altra. Noi stiamo sempre sotto il 3%, date no, ma siete voi che volete andare oltre, questo è il fatto nuovo, no? Voi e Salvini. No, io non ho detto neanche che voglio andare oltre, io ho detto che voglio fare un po' di deficit, magari stesso stesso 3%, scusi, nello stesso margine del 3%. No, lei ha detto. Quindi rispetterete il 3% anche voi? Questa è una novità, perché lei ha detto testualmente: noi vogliamo andare oltre il 3% e fare investimenti ad alto deficit. Fatemi spiegare un attimo, perché siamo in collegamento e diventa un problema enorme se ci parliamo l'uno sull'altro. Io ho detto che vogliamo recuperare soldi dalla tax expenditure, dalla spending review, poi finito questo serbatoio di soldi da tagliare o da recuperare, potremo accedere a risorse in deficit, che tra l'altro è nei programmi di tutte le forze politiche, perché tutti hanno capito che non facendo un po' di investimento in deficit, il debito continua ad aumentare, come il nostro debito pubblico. Poi ci sarà da sforare il 3%. L'importante è che lo facciamo con un dialogo con l'Unione Europea, come l'ha fatto la Spagna in questi anni, che ha abbassato il costo del lavoro. Ai nostri imprenditori un dipendente da 1.300 euro net costa il doppio. In Spagna costa 300 euro al datore di lavoro. Sì. Questo crea anche una situazione di concorrenza sleale nella stessa Unione Europea. Andate a parlare con gli imprenditori italiani, con gli agricoltori italiani, quanto costa un loro dipendente rispetto ai dipendenti Giannini, di altri paesi. Hanno fatto in deficit e non è un caso che hanno fatto più 3% Scusi. Di Maio, la Spagna è abbondantemente sotto al 3 e al 2,2 se non ricordo male. Però quindi abbiamo capito che per voi comunque il 3% non è un tetto non superabile, lei lo ribadisce, noi possiamo andare e vogliamo andare oltre. Però io le faccio un'altra domanda, perché nel vostro programma economico, oltre alla riforma fiscale che ingloba gli 80 euro di Renzi, il reddito di cittadinanza, c'è anche la riduzione del debito pubblico di 40 punti nei prossimi 10 anni. 40 punti in 10 anni fanno 600 miliardi di euro. Io le voglio chiedere, come facciamo a ridurre il deficit pubblico di 40 punti in 10 anni? Il debito pubblico, scusate. Qual è il vostro progetto su questo? Non si può solo dire una cifra così, bisogna spiegare si scende. Diciamo una cosa organizzativa. Il deficit è quanto spendi di più di quanto ti entra. Nell'anno. Se ogni anno spendi di più di quanto ti è entrato, si cumula un debito che è quello che per noi è pazzesco. 133%. Prego Di Maio, poi Massimo Franco. Il meccanismo che noi abbiamo messo in piedi, prima di tutto, mira all'obiettivo di ridurre i 40 punti il rapporto debito-PIL. E lo vuole ridurre perché se facciamo gli investimenti giusti, lo Stato ha più gettito per ridurre. Cioè, noi veniamo da un'epoca in cui si riduceva il debito pubblico tagliando i soldi alla sanità, alle barelle negli ospedali, all'istruzione, ai servizi pubblici, solo per metterli nella riduzione del debito. Noi stiamo dicendo un'altra cosa. Facciamo un patto con la Commissione Europea e diciamo che facciamo un po' di deficit per investire nei settori ad alto moltiplicatore, infrastrutture, energia, famiglia, nuove tecnologie, cioè alto moltiplicatore per dire ne metti un euro e te ne ritornano 6, ne metti un euro e te ne rientrano 10, in quel modo hai il modo di fare investimenti e ripagare il debito, ma questo lo farebbe qualsiasi impresa. Massimo Franco, qui nessuna impresa, se fosse così facile, Di Maio avrebbero fatto tutti, perché poi non ha più gli strumenti per ripagare il mutuo che ha chiesto. Massimo Franco, troppo facile. E parliamo un po' troppo di facile. Le liste. È una ricetta economica, facile, è anche ambizioso come progetto. Lei si lamenta. Prego. Che le diamo sulla voce ed è quello che sta facendo lei, quindi se può ascoltare senza parlare. Prego. Grazie. Io forse non vi ho sentito. Sì. Ora domanda di Massimo Franco, che passa a trattare il tema delle liste, sono state la sua prima prova da leader fondamentalmente. Sì, prego. Abbiamo visto un po' in tutti i partiti che c'è un po' di involuzione verso liste che sono un po' troppo lo specchio dei leader, come se fossero proprietari dei partiti e del movimento, e questa è un'accusa che è filtrata anche nei suoi confronti. Il fatto che lei sia plenipotenziario del Movimento 5 Stelle ha fatto pensare che ci sia un cambio, non una mutazione, ma comunque un cambio, almeno di fase, all'interno del Movimento 5 Stelle. Un Grillo più defilato, i puri e duri un po' più defilati. Ecco, volevo chiederle, è solo un cambio di fase oppure è il riconoscimento
che per le ambizioni che avete, le responsabilità che avete, le dimensioni che il Movimento 5 Stelle sta assumendo, il vostro modello di partito internet in realtà mostra molto la corda e quindi dovete pensare a qualcosa di diverso. La forza politica di cui oggi sono capo politico del Movimento 5 Stelle e di cui Beppe Grillo resta il garante, siamo stati insieme l'altra sera a Ravenna e continueremo a fare cose durante questa campagna, quindi non c'è un passo indietro, è una forza politica l'unica che ha selezionato le liste bloccate del Rosatellum con le parlamentari, chiedendo ai nostri iscritti chi dovesse entrare in lista. Poi invece sugli uninominali abbiamo fatto un'altra cosa che secondo me è interessante, abbiamo fatto un appello pubblico e abbiamo chiesto alle migliori risorse di questo paese di farsi avanti. Ci sono, come vi dicevo, persone come Domenica Castellone, che è una ricercatrice del CNR, Claudio Consolo, o candidato Vincenzo Zoccano, che è il presidente del Forum Nazionale delle Associazioni che si occupa di disabilità in Italia a Trieste. Queste persone hanno risposto ad un appello e sono entrate nelle candidature degli uninominali. Questo per me significa dare un'opportunità a tante persone di partecipare alla vita politica dell'Italia, e concludo su questo tema dicendo una cosa. La risposta di tutte queste persone mi onora, perché fino a qualche anno fa era veramente difficile per persone che avevano una storia professionale mettere la faccia col movimento. Però avete visto Orietta Berti che ha dovuto passare per aver detto che votava per noi. Va detto un'altra Credo cosa. Un io la rivolterei, onorevole, è vero di Orietta Berti che ha passato le pene che ha passato. Io la rivolterei però, fino a poco tempo fa il Movimento 5 Stelle avrebbe rifiutato gli ingressi da fuori, perché avrebbe detto voi siete in qualche modo compromessi col regime, vuole che non avrebbe beccato un qualsiasi rapporto tra l'ammiraglio, l'avvocato, l'economista con un qualsiasi partito, a parte quelli che poi sono scappati fuori quando voi già li avevate presentati, ma tempo fa... Voi di ognuno avreste beccato una qualche scivolata e su quelli li avreste inchiodati. Allora, quello che chiedeva anche Franco, in qualche modo c'è un rendersi conto, un apprezzare alla fine anche quella, diciamo, quella società contro cui vi eravate scagliati. Erano tutti compromessi, erano tutti figli di qualche malevolo inciucio, e adesso invece dite, ma sai, anche se questo professionista è stato il fiscalista di un DC negli anni Ottanta, forse c'ha qualcosa da dire pure lui. Ma il Movimento 5 Stelle nasce e si compone di tanta gente delusa delle vecchie forze politiche. Per esempio Alessandro Di Battista votava PD prima e poi è rimasto deluso e si è candidato col Movimento, è entrato a far parte del Movimento. Tante altre persone votavano per altri partiti. Lei che La novità, votava? Secondo me, è in questa campagna è che stiamo dicendo... Il Movimento probabilmente triplicherà il numero dei parlamentari, poi vedremo, lo decideranno gli italiani, per i dati che abbiamo potrebbe triplicare il numero dei parlamentari, invece di mettere i nostri siamo gli unici che si aprono. Fermo restando che chi è stato iscritto ad un partito in passato, li ha conosciuti, ha iniziato ad evitarli, per me non è un appestato, una persona può avere allora, un'occasione. Adesso sentiamo anche il giudizio sugli avversari attuali. Mi dice lei cosa votava prima di votare 5 Stelle, poi andiamo da Giannini, lei cosa votava? Ma come le ho detto, l'unica volta che ho avuto in vita mia modo di votare prima di entrare nel mondo del movimento è stata alle elezioni del 2006, e ho votato allora per una forza politica che non è neanche entrata in Parlamento e che si occupava di disabilità, quindi il mio unico voto prima di entrare in questo mondo civica. Del movimento Massimo che Giannini. È un progetto è stato ad una lista civica. Senta, parlo di un argomento che per voi è tabù, le alleanze. Beppe Grillo qualche giorno fa ha detto che per voi quel tema non esiste, perché sarebbe come se un panda mangiasse carne cruda, no? Invece il panda mangia solo il bambù. Lei ha detto una cosa diversa, perché ha detto noi il 5 di marzo, numeri alla mano, con i voti contati, ci rivolgeremo, se saremo il primo partito, al Parlamento e esporremo il nostro programma e chiederemo il sostegno a chi ci sta. Allora... sui singoli argomenti, soprattutto sui temi del nostro programma. Io ho contato almeno 5 argomenti sui quali voi siete d'accordo con la Lega, e sono nell'ordine: l'abrogazione della legge Fornero, il rapporto deficit-PIL al 3% che si può sforare, l'abolizione del redditometro, dello spesometro e degli studi di settore, il via all'obbligo dei vaccini, così come l'ha concepito il decreto Lorenzin, e la gestione dei migranti con...
la messa in ordine soprattutto del lavoro delle ONG. Allora, chi c'è? Io non do nessuna credibilità al programma della Lega, anche perché la Lega si è venduta a Berlusconi per qualche poltrona in più e ha rinnegato la legge Fornero, come ha rinnegato le questioni legate all'Unione Europea che la portavano ad essere critica. Il progetto di Salvini poteva essere anche interessante per un elettore leghista qualche tempo fa, cioè smarcare e affrancare la Lega da Berlusconi. Poi per qualche poltrona in più con Rosatellum ha votato il Rosatellum, ha fatto sì che si votasse la fiducia a Gentiloni, Salvini, e adesso sta l'idea. No, ma lo dico come premessa e le rispondo alla domanda. Sono i punti su cui siete già d'accordo questi, non è il programma della Lega. La domanda da fare... Non ho capito, Giannini, mi scusi, mi dica? Stavo dicendo che l'elenco che ho fatto non è il programma della Lega, sono gli argomenti sui quali, da dichiarazioni incrociate sue e di Salvini, siete già d'accordo perché dite le stesse cose. Questo voglio dire. Quindi c'è già un potenziale programma comune. Ma se andate a vedere i programmi di tutte le forze politiche, la gran parte dei temi che lei ha citato li trova in tutti i programmi. Qui il tema sono più i programmi, ma la credibilità di chi li sostiene. Io sono stato l'unico, insieme al gruppo parlamentare del Movimento, a dire che volevo abolire il vitalizio e ho rinunciato al mio vitalizio e ho detto che si applicava la legge Fornero a tutto il gruppo parlamentare. Mi scusi, vicepresidente Di Maio, lei però inserisce un elemento un po' ambiguo. Se il tema è la credibilità, mi pare di capire che voi non farete alleanze con nessuno, perché dal vostro punto di vista ho l'impressione che non contino i programmi, come invece avevate detto altre volte, ci sarà convergenza sui programmi, ma la credibilità, che è un concetto molto impalpabile e che comunque potrebbe voler dire voi non farete alleanze con nessuno, ci può spiegare meglio? Con molto piacere. Come ho sempre detto, se il Movimento 5 Stelle dovesse avere i numeri per governare da solo, allora il problema non ci sarà. E per governare da solo dobbiamo fare un po' in più di quello che abbiamo raggiunto in Sicilia 3 mesi fa col 35% nelle peggiori condizioni politiche, voto di scambio e non so quanti altri problemi ci sono stati. Se invece non ci dovessero essere i numeri, noi la sera delle elezioni, col pieno rispetto del voto che avranno espresso gli italiani, chiederemo alle forze politiche di convergere sui temi, anche che non alla sono Lega, solo quindi, i nostri. Diciamo. Io dico, allora mi perdoni, quello che le dicono sia Giannini che Franco è che Floris, non è tanto Floris, la credibilità, mi perdoni, è se lei porta quei 5 punti e la Lega dice sì, io te li voto, è già nato il governo Movimento 5 Stelle Lega, li fate voi, lei è il Presidente del Consiglio, o con Berlusconi, li fa lei è credibile, ma una volta che raggiungesse questo accordo su questi punti con la Lega, il governo si potrebbe fare. Ma io non so neanche quanti parlamentari prenderà la Lega. Non vuole rispondere. Allora, senta, onorevole Di Maio, mi perdoni. C'è il tabù. Le faccio vedere una foto, prego, conclude Di Maio, le chiedo di essere breve, le faccio vedere una foto. Se vuole concludere Di Maio, poi le faccio vedere una foto. Sì. Il tema è che questa domanda andrebbe posta agli altri gruppi politici. Cioè, se noi dovessimo essere la prima forza politica quella sera, faremo un appello pubblico. Chi risponderà? Lo aspetteremo alla prova dei fatti per verificare la sua credibilità. Perché se si fa un cronoprogramma di temi da realizzare per gli italiani, aboliamo un po' di leggi per le imprese, mettiamo mano alla riforma delle pensioni, garantiamo contratti meno precari, alla prova dei voti vedremo chi ci starà e chi no. Allora, guardi la foto di Matteo Renzi che ha diffuso. Matteo Renzi ha consulto con le sue nonne, dovrebbe esserci, comunque l'avrete vista tutti. Dunque, a voi chi la cura la campagna elettorale? Eccoli qua. Allora, quando vede questa foto, no? Sa cosa vuol dire? Io non sono il rottamatore, io apprezzo quello che c'è stato prima di me, anzi li ascolto. È in qualche modo un cambiare l'immagine di Matteo Renzi, no? Come giudica l'approccio sulle liste che ha avuto il PD di Matteo Renzi? Prima di tutto devo dire che sono un po' geloso di Matteo Renzi, perché lui ha ancora le nonne, io le ho perse tanto tempo fa, quindi è una persona molto fortunata, perché battaglia, i nonni sono il patrimonio del paese. Battaglia tra politici navigati.
Prego, però ci dispiace. No, nel senso che lui... Ci dispiace, la capiamo, fortunato. Però... Detto, ecco. detto questo, Matteo Renzi ha formato le liste col metodo con cui ha diretto il suo partito in questi anni, cioè ha sempre favorito i suoi e ha sempre punito chi gli si metteva contro. È quello che abbiamo visto. Ora a me non interessa neanche tanto giudicare il suo metodo, lei me l'ha chiesto. Sa cosa dicono? Più che altro vorrei mandare la mia solidarietà ai cittadini di Bolzano che dovranno votare la Boschi, che oggi è andata a dire anche imparerò il tedesco. Se non vorranno potranno non farlo, è un'opportunità che hanno. Senta, sa cosa dicono i suoi critici? Che lei ha fatto quello che ha fatto Renzi, perché le parlamentari hanno dato dei nomi e lei li ha cambiati. In più dicono, sai almeno che Renzi c'ha una posizione politica, cancella le minoranze. Di Maio è discrezionalità pura, perché come fai a scegliere un nome rispetto a un altro se non c'è un confronto all'interno del partito? Lei ha eliminato minoranze, ha eliminato nomi, ha eliminato persone che non le piacevano. Come si è organizzato? Poi velocissimi Franco e Giannini, ma vi chiedo di essere proprio fulminei. Io ho chiesto ai nostri iscritti come comporre le liste bloccate. Gli altri partiti se le sono decise nelle segreterie. Lei dirà... lei ha eliminato alcuni dalle liste, se c'era qualcuno che era condannato, se c'era qualcuno che istigava all'odio razziale, se c'era qualcuno iscritto alla massoneria, nelle liste del movimento non ci può stare. Allora, Franco Giannini, vi chiedo due domande una dopo l'altra con un'unica risposta di Di Maio, perché sta arrivando anche Bersani. Rapidissimo. Lei dice forse triplicheremo, si vedrà. Mi può dare la soglia sotto la quale lei si sentirebbe sconfitto? No, perché sono scaramantico. Certo, la tradizione napoletana, prego. Io l'ultima cosa, veloce, sui migranti. Oggi Roberto Saviano, dopo che lei ha fatto un'intervista per dire non ho mai detto che le ONG sono taxi del mare, le chiede, portando documenti che dimostrano che invece lei lo aveva detto, di chiedere scusa agli italiani e ai migranti disperati che continuano ad annegare nel Mar Mediterraneo. Cosa risponde a questa richiesta legittima, secondo me, di Roberto Saviano? Che mi dispiace che ci siano sempre questi attacchi di Roberto Saviano. Io penso anche che dobbiamo rispettare anche il lavoro della magistratura. Mi dispiace che abbia attaccato pure il procuratore Zuccaro, che era uno di quelli che stava indagando su quelle che sono state le distorsioni della gestione dei salvataggi nel Mediterraneo da parte di alcuni ONG, dimostrate anche poi l'intervento del Ministero dell'Interno, che ha dovuto bloccare alcune organizzazioni non governative perché portavano avanti delle manovre sicuramente sbagliate nel Mediterraneo. Detto questo, l'immigrazione secondo me è un tema troppo importante per ridurla ad un contrasto tra me e Roberto Saviano. Non lo è, se lo vogliamo risolvere, per me dobbiamo bloccare il business sull'immigrazione. In Italia ci sono enti e realtà che nascono e fanno business e poi finanziano pure i partiti che dovrebbero risolvere quel business. Onorevole Di Maio, io non ho capito se lei si vuole confrontare o no con i suoi avversari, quindi con Renzi, con Salvini e con Berlusconi. Lo vuole fare o no il confronto? Io non ho capito se sono i miei avversari, perché Renzi dice è meglio Gentiloni che me come premier, Berlusconi è ineleggibile, Salvini dice faccio io il premier, ma Berlusconi dice che non è il candidato premier della coalizione. Appena si mettono d'accordo io sono disponibile, Floris, però devono dirci se sono i candidati alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Luigi Di Maio da Londra, la ringrazio. Allora qua si sta preparando. Grazie a voi. Domani chi vede? Domani chi incontra? Vedo diversi fondi di investimento, sia statunitensi che francesi che inglesi. Streaming, mi raccomando, streaming. Trasparenza. Ma racconterò sicuramente quali sono le nostre proposte, ma lei sa benissimo che questi sono incontri nei quali si spiega qual è il programma. Appunto, tanto loro verificano che cosa vuoi fare in Italia dopo. Quindi la credibilità viene da quello che fai dopo. In bocca al lupo, buon lavoro!